Tutto pronto per la nona edizione di Internet Festival, la manifestazione che indaga l'evoluzione del mondo digitale e che dal 10 al 13 ottobre porterà a Pisa decine di relatori internazionali, mostre, concerti, installazioni e laboratori, tutto a ingresso gratuito. Quest'anno il sottotitolo dell'Internet Festival è Le regole del gioco. Abbiamo cercato di organizzare e progettare tutte le varie iniziative che costellano questa nona edizione, tenendo appunto conto di un binomio che è, potremmo dire, curiosità da un lato, perché la rete suscita curiosità, e responsabilità dall'altro. Quindi sono anni che si dibatte la necessità di stabilire delle regole del gioco. Stavolta forse in questi, diciamo, quattro giorni in cui si mette sotto vuoto, ecco, il sistema digitale, si vede di vederlo dall'esterno, cerchiamo appunto di celebrare non solo con un intento festivaliero e giocoso, ma anche di cercare di capire a chi spetta scrivere le regole del gioco e a chi spetta rispettarle. Le regole del gioco sarà dunque il filo conduttore di IF 2019, che coinvolgerà 13 aree tematiche e 13 location della città, compresi il Museo per gli strumenti per il calcolo, l'Università di Pisa, la Scuola Normale e il CNR. Pisa è una città delle scienze e delle tecnologie, che è stata protagonista nelle tappe più importanti della rivoluzione digitale. Tra l'altro quest'anno ricorre anche il 50° anniversario da quando nel 1969 fu istituito il primo corso di laurea in scienza delle informazioni, quindi 50 anni fa, è un'occasione importante quindi per la storia della nostra città. Sperimentare, creare, imparare divertendosi, unica regola la curiosità per i T-Tour e l'area Kids di Internet Festival, un vero e proprio campus digitale con tantissimi eventi e laboratori dedicati ai nativi digitali. I bambini hanno a disposizione l'area T-Tour e l'area Kids, che sono oltre 60 attività assolutamente diverse all'insegna della rivoluzione digitale. Per i più piccoli torna Kids, che è uno spazio creato l'anno scorso, che forte del grande successo torna con l'area gioco, la curiosità come regola, dedicata proprio a loro, da venerdì a domenica al centro congresso Benedettine. E poi troveranno oltre a 60 laboratori dove potranno partecipare sia con le scuole, giovedì, venerdì e sabato, sia con le famiglie. Troveranno 5 sedi del festival dedicate a loro con tantissime attività che vanno dal coding alla robotica, anche all'uso consapevole della rete, tutto dedicato a bambini dai 0 anni fino ai maggiorenni. Il centro congressi Le Benedettine ospiterà anche The Sound of the Crowd, avveniristica installazione multimediale che sfrutta la tecnica del riconoscimento facciale per trasformare i volti in suoni. La community di IF 2019 diventerà così un'orchestra spontanea e inconsapevole. Usiamo un sistema di intelligenza artificiale che fa la face detection e la face recognition. Cosa significa? Che in 4 punti diversi del festival, cioè in 4 location del festival, vengono posizionate dei sistemi di telecamere, come le telecamere di sorveglianza, che sorveglieranno per l'appunto questi spazi. E tramite questo sistema di intelligenza artificiale verranno raccolti i dati di afflusso e deflusso da queste location. Immaginiamoci quindi che queste persone, le persone che attraverseranno gli spazi, diventano delle note, perché queste note verranno poi inserite all'interno dell'installazione, dove l'artista Gianpaolo Capobianco ha creato un software per generare una composizione musicale. Arrivano le note e lui ha costruito fondamentalmente l'orchestrazione di queste note. E nell'installazione, oltre a questo, ci sarà ovviamente anche un visual che, in una maniera chiaramente artistica, cercherà di raccontare il movimento delle persone all'interno di questi 4 spazi.